come voi non siete i cittadini che per caso entrano da questa stanza, e nessuno di noi è un cittadino che entra casualmente in questa stanza, ma siete gli eletti, e siamo gli eletti, e fate un atto politico e siete la stessa identica maggioranza che è oggi alla guida della città, se questo che oggi voi votate non si realizza in comune, avete solo un obbligo: chiedere al presidente del municipio che si dimetta, perché questa è la serietà della politica. Se voi dite, finito presidente, se voi dite che questo è strategico, dando fiato a tutte le impostazioni silvopastorali dei colleghi del Movimento 5 Stelle, questa economia del ritorno al secchiello con il mestolo per raccogliere l'acqua, portandola a casa, eccetera, se voi ritenete che questa è la linea strategica e la proponete qui e la votate qui e impegnate questo municipio, perché a sua volta impegni il Comune di Roma, se il Comune di Roma non lo farà, perché non lo farà, voi avete l'obbligo di dimettervi, di chiedere a questo Consiglio Municipale di sciogliersi, perché è un atto fondamentale, se è vero che è fondamentale, come ha detto il collega, Giuntella, l'atto che stiamo votando. Altrimenti voi state dicendo una cosa che rasenta la menzogna. Comunque il materiale si trova sul sito appunto del Forum dei Movimenti dell'Acqua, che è www.acquabenecomune.org, e dice che la scelta della ripubblicizzazione fatta è stata, diciamo, positiva da tutti i punti di vista, e quindi ci augurava che anche noi, dopo la vittoria del referendum del 2011, potessimo intraprendere questa strada, perché è sicuramente quella che dà i maggiori risultati sul piano dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, che sono i principi fondamentali di una buona amministrazione. Grazie. Veniamo al primo punto, quello della mozione. Ora noi dobbiamo stare attenti, qui se io ho un contratto con la CEA, mi arriva la bolletta, credo che sia mio dovere pagarla, perché se stabiliamo che non è più un dovere pagarla, lo dobbiamo comunicare ai cittadini di questa città e così nessuno paga. E non credo che sia questa la volontà né di Sofri né del Consiglio Municipale. Quindi si dava l'intesa che se io, siccome usufruisco di un servizio, questo servizio lo pago. Tutti noi conosciamo il ragazzo di Decatruc, la famosa canzone, nel passaggio in cui dice no, finalmente hai l'acqua in casa, significa che sì, l'acqua è un bene comune, ma la vai a raccogliere dal fiume è un bene comune. Il fatto che te la portano su alla giusta temperatura, alla giusta pressione, con la possibilità che viene su e torna giù, che c'è il riciclo, che c'è la depurazione, quello non è bene naturale, quello è il servizio aggiunto che viene in prenditorialità, ma su questo ci torno. Allora il problema qual è? Credo che ciò che voglia dire questo, che la mozione voglia dire questo, c'è un signore, più signori, a parte l'obbedienza civile che non capisco che cosa significa, se obbedienza, obbedienza paga, se è disobbedienza non paga, ma questo è un italiano che probabilmente fa parte di due classi diverse di cittadini italiani che parlano due italiani diversi. Ma pubblicizzare, ripubblicizzare, ma c'è pubblico, adesso io non vorrei insistere, ma c'è pubblico. Qual è il problema? Qual è il problema? Che in Ato 2 c'è la CEA. La CEA Ato 2, la società CEA Ato 2, è partecipata maggioritariamente da CEA. Anche all'epoca, quando il sindaco era Veltroni, gli rispose in modo sgarbato: a noi che ci importa che la CEA perda valore? Lui gli spiegò che ci doveva molto importare, perché se la CEA perdeva valore sul mercato, significava per una serie di conseguenze che ovviamente non sto a enumerare, che la CEA non poteva dare al Comune di Roma a fine anno una parte degli utili che coerentemente si danno quando si fanno i bilanci, e si dice bene, questo va ai soci che partecipano al capitale della CEA. Allora voi state facendo un'operazione con questo ordine del giorno, se fosse un atto di legge, fortunatamente non lo è, è un ordine del giorno, state facendo un'operazione contro il Comune di Roma e contro i cittadini di questa città, perché è evidente che se a quel punto avviene una cosa del genere, il Comune di Roma ha solo uno spazio di manovra, quello di aumentare le tasse.
quello di aumentare le tasse. Quindi questo perimetro fantasioso è così, diciamo, alchemico, per cui noi improvvisamente, cambiando la proprietà, facciamo una cosa bellissima, e si traduce nel fatto che in conclusione, a parte scombinare il sistema inutilmente, noi andiamo a chiedere ai cittadini di questa città l'aumento delle tasse. Quindi io voterò decisamente e chiaramente no sia alla mozione che all'ordine del giorno. Perché ieri è successo un fatto di una gravità inenarrabile. Ci sono state prove di larga intesa anche in Campidoglio, dopo che noi abbiamo una maggioranza forte, decisa, che si è candidata unitariamente per un programma della città, e un nome che è scritto anche su questo foglio, Caltagirone, che detiene il 22% di Acea, e gli altri costruttori romani sono riusciti a strappare una deroga non voluta dall'assessore Cauto, per cui gli oneri di urbanizzazione, cioè tutto quello che serve per eventualmente costruire un altro pezzo della città dove noi siamo fortemente contrari, l'abbiamo scritto, che siamo per lo stop al consultorio, possono essere rimandati rispetto alla costruzione di un palazzo, di un edificio. Siamo alla follia. Rispetto agli esiti referendari del 2011, essersi autoridotti il pagamento della bolletta non può essere, diciamo così, colpito, non può essere pagato con la totale chiusura del flusso idrico. Cioè, questa mozione non chiede che la morosità passi inosservata e che venga in qualche modo legalizzata. Chiede semplicemente che agli inadempienti, ai cosiddetti morosi o agli obbedienti, venga comunque mantenuto il flusso minimo di sopravvivenza, che non viene negato a nessuno. La stessa cosa, ricordo, accade anche per le bollette della CEA, cioè dell'elettricità. Cioè, quando uno non paga le bollette, non è che gli viene staccata completamente l'elettricità, gli viene garantito un minimo di potenza perché possa sopravvivere. Sì, è così. Bene, comunque, questo è il senso della mozione. E per quanto riguarda invece l'ordine del giorno, voglio ricordare che la tariffa che Acea Ato 2 applica è legittima, perché è comprensiva della quota di profitto che è stata abrogata dalla vittoria referendaria del 12 giugno 2011, come è stato sostenuto anche dal Consiglio di Stato col parere 267 del 25 gennaio del 2013. Questa remunerazione incide sulle bollette per una percentuale che oscilla, a seconda del piano d'ambito e del piano degli investimenti, tra il 10% e il 25% sulle bollette, cioè su quello che noi paghiamo. Allora, se esiste una vittoria referendaria, se è stata abrogata questa remunerazione, cioè c'è poco da discutere, è inutile fare tecnicismi finanziari economici, cioè è fuori legge, punto. Io immagino che c'è una replica. Qui non è che siamo. Allora, perché se è una replica, siccome non c'è questo diritto di replica di un cittadino, io perché l'ascolto volentieri e mi fa piacere. Però lei deve essere pronto a conseguentemente avviare il dibattito per consentire a ciascuno di noi, qualora lo volessimo, di intervenire nel mezzo. Io mi attengo alle regole del Consiglio, comunque vorrei, sull'unica cosa che posso dire, se non c'è. Dubato, ma la vuole votare questa cosa o no oggi? No, però per favore. Non si permette a lei. Intendete come poi intervenire.
Comunque, io me lo immagino un futuro prossimo dove gli eredi di alcuni esponenti politici ci spiegheranno come sia possibile staccare l'aria a chi non paga la bolletta, perché qui stiamo parlando di un bene primario. L'acqua è come l'aria, quindi non è possibile staccare l'acqua a famiglie che non riescono a pagare la bolletta dell'acqua, è un'assurdità. Un'altra cosa che volevo dire è come è possibile che, prima ho sentito il collega Gilli parlare della votazione di ieri tra il Partito Democratico e il PDL, che hanno fatto un asset straordinario facendo un altro regalino, forse per Natale, al solito speculatore di turno, che scavalca completamente quello che è la funzione di servizio pubblico, va a costruire e poi dopo forse ci regalerà qualche servizio. Questo è un chiaro atto di indirizzo politico. SEL dovrebbe, seriamente, dovrebbe uscire da questa maggioranza. Invece non lo fa, si limita esclusivamente a protestare. Quindi il nostro voto è favorevole e ho dichiarato di intervenire attraverso questa dichiarazione di voto anche per riportare un attimino il discorso su quelle che sono le esigenze del movimento. Grazie. Allora, votiamo prima la mozione. Favorevoli? Favorevoli, votiamo. Lei, presidente, 17 a favore. 15. No, rialzare la mano, per favore, è un po' tranquillo. Ordine del giorno, gestione dell'acqua bene comune, favorevoli? Aprovata la maggioranza.